Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figliuoli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. La cosa che colpisce di più nei racconti della resurrezione è il fatto che essa venga descritta come un evento nascosto. Quando parliamo di vita nascosta di Gesù, dobbiamo andare molto indietro, ai suoi anni trascorsi a Nazaret. Il grande mistero della vita di Gesù sta nel fatto che tutto in essa ha una qualità nascosta. Prima di tutto il suo concepimento e la sua nascita, poi i lunghi anni trascorsi in obbedienza ai suoi genitori, poi la cosiddetta vita pubblica, durante la quale continuò a dire a coloro che guariva di non parlare della loro guarigione, poi la morte fuori le mura di Gerusalemme tra due malfattori e infine la sua risurrezione. In verità la risurrezione di Gesù non è una gloriosa vittoria sul nemico, non è una dimostrazione di potere, non è un argomento contro coloro che lo hanno condannato a morte. Gesù non appare ad Anna, a Caiafa, ad Erode o a Pilato e neanche ai suoi insicuri seguaci, Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea. Non c'è alcun gesto per dire «alla fine avevo ragione io», non c'è nemmeno un sorriso di soddisfazione. Il più decisivo degli eventi nella storia della creazione è un evento profondamente nascosto. Gesù appare come uno sconosciuto, nessuno lo riconosce immediatamente, sia un giardiniere, uno straniero, un ospite, ma non appena viene compiuto di nuovo un gesto familiare, lo spezzare il pane, l'invitare ai discepoli, a tentare un'altra ritata, chiamarli per nome, i suoi amici si accorgono che egli è con loro. Assenza e presenza si toccano a vicenda. Il Gesù di prima se n'è andato, essi non possono più stare insieme a lui come prima. Il nuovo Gesù, il Signore risorto, è presente, intimamente, più intimamente che mai. Serena giornata a tutti voi.